Vedi come l'inquadratura. E allora, tu hai bisogno delle cuffie? Buon pomeriggio. No. Allora prendi questa. Aspetta. Blocco temporaneo c'è scritto qua. Sembra che questo sia il moderato, questa funzione. Aspetta, alza perché. No, la sedia, metti no, adesso ce l'accende Guerini. Ma lo metti? Sì, perché senti quello che dicono i miei video. Senza cuffie non le sento. No, senti, senti. Dai, per favore, Mirella, Mirella, Mirella. Siamo in diretta. Hai ragione. Buongiorno e benvenuti a tutti i radioascoltatori di Radio Onda Verde e benvenuti alla prima puntata di Vibo Valencia Podcast, il podcast che, di storie che raccontano. Allora, il nostro ospite di oggi nasce l'8 settembre 1969 a Vibo Valencia. Nel 1979 suo padre Antonio apre il suo primo negozio di preziosi in piazza Michele Morelli per poi spostarsi l'anno dopo nella Galleria Vecchio. E fu proprio Giuseppe Vecchi a contattare Antonio perché per dar lustro alla nuova galleria commerciale bisognava aprire una gioielleria proprio all'entrata della stessa. Antonio, vedendo l'attitudine del giovane Raffaele, lo porta con sé in gioielleria per trasmettergli tutta la sua arte. Dopo il diploma, Raffaele capisce che quello è il suo mondo e per fare il salto di qualità è necessario unire l'arte del saper vendere preziosi trasmessa dal padre a qualcosa di più tecnico. Frequenta così un corso di orafo di 2 anni e subito dopo, appena 19enne, apre il suo laboratorio orafo sul corso Umberto I, che effettuava riparazioni e personalizzazioni. Molto presto nel suo laboratorio inizia a vendere anche degli articoli preziosi, crescendo sempre di più nel tempo. Nel 1990 papà Antonio, vedendo il successo del figlio, decide di fare il grande passo e realizzare il suo sogno: aprire un grande ed imponente negozio con tantissimi articoli nel cuore della sua Vibo Valencia, dando un'occasione al giovane Raffaele. L'esame da imprenditore Raffaele lo supera con un bel 10 e lode e dopo poco tempo prende lui il comando totale dell'attività. Da qui inizia un'escalation di successi che lo porta ad oggi ad essere una delle gioiellerie più importanti della provincia di Vibo Valencia, con clienti da tutta la Calabria, acquisendo marchi sempre più rinomati e prestigiosi. Chi lo conosce dice di lui che è un uomo molto solare, riesce a creare empatia con chiunque, che nonostante il successo è sempre riuscito a rimanere con i piedi ben per terra, molto umile e disponibile con chiunque, che è un perfezionista e che non dispiacerebbe lavorare nemmeno di domenica. Buon pomeriggio, bentrovati, eccoci qua alla nostra nuova avventura afro. Allora, io dico invece classe 1999 del 3 dicembre, ha studiato al liceo linguistico, già le prime gaffe. Il suo sogno non era quello di fare l'imprenditrice, cioè lavorare nei negozi di famiglia dove abitualmente faceva per dare una mano nei mesi estivi. Subito dopo il liceo era fortemente decisa di continuare gli studi universitari. Ma durante il percorso ha capito che quella che era la sua strada, bensì quella di fare la studentessa universitaria, non sentiva più questa necessità. E quindi, che cosa fa la nostra ospite, super ospite? Decide di fare un corso di formazione di visual merchandiser. Da qui diverse esperienze per molte aziende come visual interior. Girando tutta la Calabria, ora è una vera imprenditrice della sua azienda, punto di riferimento come personal shopper e social media marketing. Parliamo di Claudia Patania e Raffaele Patania, padre e figlio. Buonasera. Padre e figlia. Buon pomeriggio. Ben trovati. Afro, sì, grazie mille di aver accettato il nostro invito. Partiamo alla grande con questa nuova rubrica. Assolutamente. Ci divideremo i compiti un po' con Mirella. Io però cercherò di fare domande più tendenti a raccontare la storia dell'imprenditore. Mirella più ad aprirvi in modo, insomma, più personale, andare un po' più sul personale. E parto da te, Raffaele. Allora, vogliamo sapere, ok, vendi gioielli, ma cos'è che realmente vendi? Nel senso, chi acquista un orologio da X mila euro non credo che lo faccia
faccia per sapere sempre che ora è. Allora guarda, io parto subito con quello che è il nostro slogan, che è Platania Gioielli, regalo di un'emozione. Innanzitutto cerchiamo di vendere emozioni, poi legate a tanti vari eventi. Diciamo che tendenzialmente la mia attitudine è quella di vendere merce, cioè di vendere gioielli preziosi, in quanto questa è la mia materia, se vogliamo dire così. Finora sono stato molto apprezzato da amici e clienti per il giusto consiglio, per la bella figura che hanno fatto, si affidano a me per tante cose, quindi questo è un motivo di orgoglio. Insomma, oggi non è facile, insomma, comunque capire subito il gusto, addirittura il gusto della moglie, se in questo caso parliamo di un uomo, o viceversa. E quindi da qui, questa è una cosa che a me viene in maniera molto naturale, perché è come quelle cose, ce l'hai o non ce l'hai, insomma, ecco. Quindi a me viene molto naturale dare questi consigli. E poi mi piace argomentare molto l'oggetto che sto vendendo, insomma, ecco, in maniera tecnica, per quanto riguarda l'analisi gemmologica, per quanto riguarda la tipologia del metallo usato, insomma, e dare ancora più importanza a quello che sto vendendo e argomentarlo nel giusto modo, ecco. Sì, abbiamo visto che noi che ti conosciamo un po' usi tantissimo le storie, fai tanto storytelling quando insomma c'è da raccontare, e questo è un grande vantaggio, perché comunque anche l'acquirente, il cliente, l'amico spesso dall'altro lato tende, ecco, non a ridursi ad acquistare un singolo oggetto, ma ad acquistare una vera e propria storia e l'emozione legata. E Claudia, volevo chiedere a te, quali sono secondo te le caratteristiche che deve avere un imprenditore di successo, e quali secondo te e come si misura il successo? Ti faccio due domande in una. Questa è una domanda veramente interessante, però ti svelo una cosa, che il successo non deve avere misura, perché dal momento in cui tu ti senti arrivato lì, secondo me, secondo noi, mio padre è d'accordo, l'insegnamento è quello, non arrivi più da nessuna parte, perché il vero successo si costruisce giorno dopo giorno, e forse un giorno dirai, forse qualcosa l'ho fatta, ma non è proprio così, è una cosa che si costruisce giornalmente, e devi avere sempre fame e la voglia di aggiornarti. Poi il vero successo è anche quando viene il cliente e dice: ascolta, voglio un consiglio da te, mi fido di te, e quindi questa è più una soddisfazione, essere un punto di riferimento per i nostri clienti. Però non bisogna mai accontentarsi. Ok, e invece Raffaele, secondo te le caratteristiche di avere un imprenditore di successo, cioè un imprenditore che fa bene il suo lavoro, che caratteristiche deve avere? Guarda, io posso raccontarti le mie caratteristiche personali, poi degli altri non lo so. Io ho sempre cercato di emulare quelli più grandi di me, in primis mio padre, che per me è stato un grande maestro di vita e di lavoro. Infatti io costantemente, nonostante lui non c'è più da tanti anni, è come se io lo avessi sempre nell'orecchio, con i vari consigli, le varie cose da fare, insomma. Il successo, secondo me, il mio padre, non devi mai perdere l'entusiasmo, avere sempre l'entusiasmo, l'amore per il tuo lavoro, anche perché la gente lo percepisce, e quindi sei credibile perché sei vero, insomma. Ecco, io sono così perché sono così, non è che lo faccio apposta, insomma, ecco, non, e quindi poi sai, dietro tutto questo, se vogliamo parlare in maniera un pochino più approfondita, ecco, ci sono corsi di aggiornamento, ci sono fiere, ci sono incontri con altri colleghi, che facciamo dei viaggi chiamati viaggi di lavoro, ma poi alla fine gira e volti, cioè parti lì sempre di lavoro, come nella tua città, come nell'altra, ti confronti. E io cerco sempre di non lo so, catturare, rubare qualcosa da ognuno, insomma, ecco, che possa un attimino accrescere il mio bagaglio culturale, sia professionale che personale. E quindi una volta un vecchio gioielliere mi disse, che io apprezzo tanto e purtroppo non c'è più, mi vide addirittura montare una ghirlanda sull'insegna del mio negozio. Allora lui, passando, mi dice: ma chi te lo fa fare? Della serie, potresti chiamare qualcuno e farti montare la ghirlanda? E io gli ho detto: signor X, chiamiamolo così.
a me non è che manca il garbo di chiamare qualcuno e farla montare. Io la faccio perché a me piace farlo, perché è una mia soddisfazione personale vedere un'insegna finita di Natale con la ghirlanda intorno. E quindi da qui capite, insomma, tutto l'entusiasmo che c'è. Poi cerco di trasmetterlo ai figli, come mio padre, i miei genitori lo hanno trasmesso a me. E in più, per fare questo lavoro non c'è una scuola dove andare giorno per giorno, dire vai a imparare a fare il... Sono tutte cose che acquisisci negli anni di esperienza, a furia di sentire anche i tuoi clienti, quello che dicono, sentire persone più grandi di te, e non sentirsi mai, come si vuol dire, arrivati o essere presuntuosi di dire io so, perché c'è sempre qualcosa che non sappiamo, credo, un po' tutti quanti. Sì, assolutamente. Giusto? Quindi da qui io sempre mantengo, ecco, la mia umiltà, il mio amore per il mio lavoro, e sono sempre la continua. Tu prima hai detto il papà ha visto che tu a un certo punto eri pronto. Io invece non mi sento mai pronto, sono sempre lì, nonostante lui non ci sia, a voler dimostrare qualcosa in primis a lui, per dire, beh, alla fine i sacrifici che tu hai fatto, li hai riposti giusti, e io oggi sto facendo così con i miei figli, insomma. Atteggiamento da grande, no? Davvero grande. Bravo. Non d'età, esatto. Intendiamo, sì. Grande come sì. Uomo. È la figura dell'imprenditore che cerca sempre di migliorarsi, di alzare sempre l'asticella, perché lui la vede sempre un po' bassa, nonostante. Sì, assolutamente. Sì. Senti, Afro, invitiamo i nostri radio e telespettatori, qualora volessero fare una domanda a questi grandi ospiti che abbiamo. Sì, magari. Allo 0963 455 501, esatto, siamo qua, oppure aspettiamo. Anche su Facebook, noi siamo in diretta su Radio Onda Verde, sulla pagina, quindi se volete fare qualche domanda potete farlo anche inviando qualche commento e noi... Sì, vi aspettiamo, perché questa è proprio un'esperienza che stiamo facendo. In tutti i sensi. Poi il format nasce proprio su questo, cioè come vedete stiamo parlando poco noi, ma vogliamo far aprire gli imprenditori, e siamo partiti, secondo me, con uno degli imprenditori che è più trasparente in assoluto, una delle persone... Oh, io avevo portato la Bibbia, il podcast, hanno fatto il giuramento? No, appunto, facciamo fare la fine. Bene. Senti, io invece volevo un po' smorzare, diciamo, questa professionalità, perché comunque, sì, a parte la professionalità, quella del lavoro, c'è anche uno stile di vita. Sì, certo. E quindi vogliamo conoscere anche gli imprenditori, in questo caso padre e figlia, che bello. Anche dal lato umano, spensierato forse in qualche modo. Se dovessi paragonare la tua impresa ad una stagione, quale sceglieresti, Claudia? L'estate, perché in estate siamo più sereni, più frizzanti, e quindi se dovessi paragonare il mio lavoro lo paragonerei all'estate. Al massimo della stagione, perché... cioè, amo questo lavoro. Sì, perché anche se fuori piove io entro dentro il mio negozio e sto bene, sono felice, non c'è cosa più bella. Ha visto, diciamo, perché sono storie che insegnano? Diciamo che la nostra attività è pure legata molto alle stagioni, ecco, per esempio noi, la nostra tipologia di lavoro parte dalla bella stagione in poi, insomma, ecco. E come ben sapete, matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, quindi tutto questo gira intorno a queste stagioni che comunque sono belle a vedersi, ed è anche un bel motivo per andare a lavorare, ecco. Esatto, che poi sulla prima domanda che vi ho fatto, cioè cosa realmente vendete, in realtà esce fuori il fatto che non è semplice come sembra, nel senso che il fatto di vendere emozioni è facile sbagliare, e poi più si è bravi più l'emozione può essere importante. C'è coinvolgimento, certamente. Non è facile per nulla, insomma, ecco, e forse... noi siamo abituati così da così tanto tempo, da chi ci vede forse sembra facile, esatto. Ma non è facile. Io dico sempre, e lo dico sempre ai miei figli, ai miei collaboratori, bisogna essere psicologi del cliente, insomma, cercare di capire più o meno subito quello che sta cercando e dove indirizzarlo. Sbagliare significa confonderlo. Quindi anche questa è una dote che acquisisci piano piano con l'esperienza, con
tutti gli anni passati in negozio. Io l'altro giorno, se ne parlavamo, addirittura arrivo a capire solo dalla camminata quando entro cosa il cliente vorrebbe. Stiamo attenti quando entriamo, nel paranormale. Sembrate vestiti, invece siete nudi agli occhi. Sì, ma una delle nostre forze, o della mia forza, è proprio questa: è la genuinità. La genuinità che mi ha sempre contraddistinto. E io da me non sono il signor Padania, io da me sono Raffaele per i clienti, tutti mi chiamano Raffaele, e devi sapere che fino a qualche anno fa, quando mi chiamavano signor Padania, mi giravo all'altro lato pensando che chiamassero mio padre. Perché per me il signor Padania era mio padre, quindi... Senti Raffaele, allora ti faccio una domanda: qual è per te la differenza tra l'amore e il lavoro? La differenza tra l'amore e il lavoro è che purtroppo, relativamente, perché lo faccio con tanta passione, il lavoro mi prende tanto tempo. L'amore mi divido tra amori personali, figli, nipoti e quant'altro, ma è sempre poco, insomma, ecco, è forse uno dei rimpianti che ti porta a questo lavoro è essere meno presente come... Secondo me, con altre persone, tipo altre persone, essere presente nella vita dei figli, anche se sono stato fortunato, perché ora con i primi due grandi che stanno comunque partecipando alla mia attività, con questa scusa riusciamo a vederci di più, stare in più, condividere tante cose. Quindi questo lavoro ti dà tanto, ma ti toglie anche tanto, insomma, ecco, tempo libero o altre cose. Questo è, diciamo, il prezzo che si deve pagare sempre se si vuole avere successo. Quindi purtroppo qualcosa si deve sempre sacrificare. Sì. Claudia, cosa ne pensi dei fallimenti? Ma guarda, i fallimenti penso che nella vita servano per farti capire in cosa è sbagliato e in cosa magari puoi migliorare. Ad esempio, io l'esperienza dell'università l'ho vissuta inizialmente come un fallimento, il motivo per il quale sono tornata in Calabria e ho iniziato a lavorare, proprio perché mi sentivo in colpa nei confronti dei miei genitori, perché mi sentivo un fallimento e non ho vergogna a dirlo. Questo senso di perseveranza che io ho oggi, questa consapevolezza, viene da quei momenti che io mi sentivo una fallita, tra virgolette, e quindi ho detto no, devo fare qualcosa nella vita, devo trovare la mia strada. E quindi quello per me è stato uno dei più grandi fallimenti, perché i miei genitori avevano riposto fiducia. Quindi più insegnamenti che fallimenti. Sì, e quindi ho preso quell'occasione come una nota positiva e poi mi sono presa un po' leggermente le mie soddisfazioni, leggermente. Poi il concetto di fallimento è molto italiano in realtà, perché negli altri paesi non viene visto come qualcosa di così pesante. In America si dice prima fallisci, prima riparti. Cioè è normale. E poi anche testimoniato dal fatto che molte aziende di successo vengono da fallimenti, molte persone di successo hanno fallito inizialmente, non c'è nessun problema. Sì, la mia era una cosa che comunque mi logorava, anche se faccio fatica ad esporre le mie emozioni, e quindi ho detto vabbè, devo lavorare. Poi nel mentre mi stavo facendo perdonare, tra virgolette, ho amato questo lavoro e ho trovato me stessa al 100%, infatti con i miei coetanei. Non disperate, non sentitevi falliti se un percorso universitario non è quello che o qualsiasi altra strada non è nelle vostre doti, ecco, si può sempre trovare una strada, ecco, l'importante è essere felici e appagati. Magari tu hai delle attitudini a fare più altre cose rispetto ad altre. Io non l'ho mai forzata perché volevo che fosse una cosa naturale, che nascesse in maniera naturale, non dire devi venire al negozio e roba varia, insomma. Ma quanto mi piace che sono qui padre e figlio, mentre è vero. Poi è davvero una lezione di vita, oltre che raccontare queste cose, secondo me è un importante insegnamento per chi ci ascolta. Quindi bellissimo, grazie. Davvero. Raffaele, ti piacciono i tatuaggi? Ne hai? Hanno significato? No, guarda, non ho nessun tatuaggio, anche se avrei voluto farne qualcuno, legato sempre alle persone a me più care. In primis si percepisce che il papà, insomma, è quello che mettere un qualcosa che mi ricordi il papà, anche se non c'è bisogno.
E poi i miei figli, insomma, che poi alla fine, insomma, le lauree iniziali, queste cose, ancora non ho mai fatto nulla, però insomma, in futuro vorrei farlo, sì. Anche se gli ho tatuato tutto questo nel cuore, insomma, non vorrei fare il romantico, ma... E Carla? Io sì, infatti papà all'inizio era un po', tanti un po' scettico, però ci sta confessando che lui vorrebbe farlo. Sì, perché lo stiamo avviando verso quella strada. O con noi. Sì, inversione di ruoli, bellissimo, la figlia che dà. Bello. No, bello. Poi siamo quattro fratelli, quindi abbiamo tutti un'età diversa e papà si sta aggiornando giorno dopo giorno dietro ogni personalità, quindi ne abbiamo di tutti i tipi. Sì, perché prima le generazioni passavano intorno ai 20 anni, pure più. Adesso già dopo 10 anni si vive già un cambio generazionale. Sì. Quindi tu che quattro figli, è molto open mind però papà, quindi si adatta ai cambiamenti. Sì, cerco di seguirli, ecco, come dicevo prima, il tempo è sempre poco, ma per quello che mi riesce cerco di seguirli un po' nelle loro attività che fanno, ecco, che ne so, ho un figlio di 13 anni che sta frequentando la scuola calcio libanese, quindi domenica l'ho seguito a Pianopoli perché ha fatto un torneo, insomma, è stata una bella soddisfazione. Uno poi nei figli ci si rivede, no? Quindi a un certo punto le loro soddisfazioni sono anche le nostre soddisfazioni. Esatto. E quando mi dicono, addirittura ogni tanto qualcuno mi capita, no, vado con Claudia in negozio, oppure vado con Antonio, che è l'altro mio figlio, quello più grande, cioè il nostro figlio Antonio è molto garbato. Dico, signora, guarda, mi dice la cosa più bella che mi può dire, insomma, ecco, non... sono sicuro che dietro i sacrifici che ha fatto mio padre, dietro i sacrifici che ho fatto io, so che ci sarà un continuo, insomma, nell'attività, e quindi non mi può far altro che piacere, insomma, ecco. Ok. E reddito non ho, diciamo, qualcosa di un ruolo difficile. Sì. Perché c'è stata la generazione che ha iniziato, che ha costruito, che ha messo le basi, poi ci sei tu che hai ampliato, e ora a loro tocca. Sì. Anche se ecco, ritornando al negozio di Corso Umberto, quando iniziai a fare l'orafo, sai che nonostante avessi, tra virgolette, un nome importante e conosciuto a Vibo per fiducia, qualità e roba varia, non ti nascondo che i primi mesi ho avuto le mie difficoltà, specie se dovevo fare un anello a misura importante. Ovviamente tu prendi l'anello di fidanzamento di tua moglie, quello per lei è una cosa importantissima. Sì. C'è sempre quel timore che quell'anello possa essere depreziato o sostituita la pietra, perché magari hanno avuto delle altre esperienze brutte. Sai cosa mi sono inventato? Dicevo alla signora, cosa fa lei oggi pomeriggio? Dice, perché? Suo marito è libero? Perché non volevo che venisse solo la signora, insomma, ecco, perché io avevo il retrobottega, ecco, avevo il laboratorio. Se venite oggi pomeriggio alle 15, alle 16, quando avete voi con vostro marito, io farò il vostro anello davanti ai vostri occhi, lo metteremo a misura, lo lucideremo e l'anello sarà pronto. Mi è bastato farlo due volte e per poi acquisire la fiducia, diciamo, della gente, insomma, anche in termini di lavoro, ecco. Ecco, questa è un'altra caratteristica importante di Raffaele, il fatto che già a 19 anni andava a trovare delle soluzioni nuove, cioè non si arrendeva al fatto che magari qualcuno dicesse no, ma sempre provare a costruire. Ecco, gli imprenditori, io spesso li definisco quelli che creano il cambiamento, che fanno accadere il cambiamento. Adesso lo sta facendo Claudia. Esatto, adesso tocca a Claudia. Lui non se ne accorge, non se ne vuole accorgere, ma Claudia... No, Claudia ovviamente ci sta mettendo del suo, perché, come dicevate prima, la nuova generazione vede le cose magari da un altro punto di vista. Io continuo a essere il gioielliere da banco, se così vogliamo definire la cosa. Io mi trovo proprio nel mio negozio, io del banco, io sono... Cioè, non vorrei essere da nessun'altra parte. Star lì e scherzare con la gente, perché la nostra non è solo una vendita, e lì da me, chi ci conosce lo sa, a volte ci vorrebbero anche le cineprese, insomma, perché succedono tanti di quegli sketch, quelle cose, quelle battute che mi escono così naturali, che la vendita non è solo fine a se stessa, ma è per instaurare un rapporto col cliente, un rapporto di amicizia, di salutarci anche per le strade, anche se non, o passare dal negozio anche per un semplice caffè. Non è detto che poi da qui, insomma, nasce tutta quella fidelizzazione del cliente che
siamo voluti bene, quindi abbiamo raggiunto il nostro scopo. E poi ti ripeto, è una cosa che avviene in maniera molto naturale. Insomma. Questa è un'altra bellissima caratteristica, il fatto che appunto non si viene visti come troppo venale dal cliente, no. Nel senso, non è solo un discorso di soldi, cioè per l'amor di Dio, lavoriamo per denaro, non è che lavoriamo per così, però non deve essere sempre tutto finalizzato lì alla vendita. Ma avviene tutto in maniera naturale, esatto. Poi arriva anche la vendita importante, insomma, o altre cose, insomma. Però inizialmente, ecco, io sono visto come... a volte tipo entri nel bar, incontri l'amico, salve signora, come andiamo, cosa le serviva, ecco, poi siamo addirittura arrivati a scrivere i bigliettini degli auguri, insomma, ecco, ho anche questa vena poetica, c'è un regalo a perle dove mi esce spontaneo, specie alle donne un pochino più grandi, ecco, signora, scriviamo questo bel bigliettino alla sua nipotina, che ne direbbe di questa frase? Ci sa che bella, me la sono già dimenticata, perché non me la scrivi? Allora, a volte diamo anche questa parte. Sono gioielli. La bella per oggi. No, questa è la fine, diciamo. Alla fine. Allora, torniamo un attimo un po' più sul tecnico, ecco, sul discorso proprio imprenditoriale. Vorrei parlare con voi di un fenomeno che secondo me è molto d'attualità, molto importante. E sostanzialmente dal secondo trimestre del 2021 si è registrato un più 37% di dimissioni volontarie rispetto al trimestre dell'anno precedente. Questo fenomeno prende il nome di grande licenziamento, insomma, cioè i professionisti decidono di rassegnare le dimissioni dal posto di lavoro in modo molto importante, soprattutto dopo il Covid. Voi cosa ne pensate di questo? Come mai tantissimi dipendenti stanno lasciando il posto di lavoro in modo così, così importante? Non si era mai verificato con questi numeri prima? Ma forse perché hanno trovato un'alternativa, non lo so, perché io non vorrei essere ora legarmi al fatto del reddito o altro, anche perché io non ce la farei mai, io vivo di soddisfazione, insomma, non... Non riuscirei mai a dire sto a casa e mi danno 1000 euro, insomma, io preferisco lavorarne 500 ma me ne sono guadagnato io. No. Io onestamente di questa cosa non vi nascondo che anche noi a volte abbiamo problemi nella ricerca di personale, non voglio dire qualificato perché poi alla fine li formiamo noi, ma quella ragazza che è finita l'università, finita la scuola, vede in un negozio un'opportunità, ecco, invece siccome, come dicevo prima, forse ci sono altre alternative, a un certo punto non viene vista come un'occasione di lavoro, ma viene vista come altre cose. Quindi, onestamente, io non sarei capace di... Ora non so perché è successa questa cosa qua. Diciamo che il reddito di cittadinanza non è stato gestito nel migliore dei modi. Non c'entra tanto, perché chi si licenzia, certo, non credo vada a prendere il reddito. No, forse nemmeno sussidi di disoccupazione. Credo che sia, secondo me, più un discorso, non lo so, di equilibrio. Ma perché vuole fare altro? Si licenzia perché vuole fare altro? Forse perché... Speriamo, almeno... Se uno è cosciente dei propri mezzi e dice ma io riuscirei a fare meglio la libera professione, che so, dell'architetto, esatto, anziché fare, sì, l'impiegato, e siccome ho studiato per fare l'architetto, allora mi licenzio e faccio l'architetto. Questo lo condivido, per l'amor di Dio. Io dico sempre una cosa, devi fare quello che ami, quello che ti piace. Esatto. Se fai una cosa contro la volontà, prima o poi ti scoccia, non la farai mai bene. Così come stai raccontando tua figlia, no? Che sì, praticamente sì. A un certo punto ha capito, dice inutile dove vado, la mia passione è proprio continuare l'attività di famiglia. Comunque, ad ogni modo, il fatto che lei abbia fatto la visual ha contribuito anche, perché tu devi sapere che nella mia famiglia tutti quanti, chi di più chi meno, ha fatto quella che viene definita una piccola gavetta. Perché, ecco, giusto per riallacciarmi a alcuni consigli di mio padre, sembra una frase fatta, ma diceva: quello che hai devi sapere sempre da dove ti è arrivato, niente ti è dovuto e niente ti hanno regalato. Quindi lei, il fatto che abbia fatto quei piccoli sacrifici, la mattina alzarsi alle 6, andare a 150 km per fare una vetrina o sistemare un'azienda e tornare, anche questo ha avuto, secondo me, ha influenzato il suo carattere, sì, a parte aver ricevuto tanti complimenti e tante in giro per la Calabria. Ci conoscevano, quindi a un certo punto la vedevano capace. Dice, ma io ti vedo che tu sei troppo, come mai? Dice, no, io sono mio papà. Allora, sì, figlia d'arte. Poi quando diceva chi era, ma conosciamo papà tu, perché ti ripeto, come le fiere, i viaggi che abbiamo fatto, alla fine a un certo punto in Calabria ci conosciamo, ecco, dello stesso settore. Però è stato bello anche interfacciarsi con un'azienda del nord, dove quando mi chiamavano
sì, sapevano chi fossi perché comunque trattiamo anche queste aziende, però dicevano: Claudia, mi servi tu, devi andare in questo negozio, solo tu puoi fare questo miracolo, quindi allestimenti di 15 ore, 16, io risolvevo subito la situazione. Quindi è stato bello non essere per un periodo la figlia di, che sono super orgogliosa di essere la figlia di, però affermarmi come Claudia Padania. Quindi è bello perché aggiungere sì, qualcosa a quello che c'era già, dare forma alla mia personalità, ancora molto da apprendere, però queste piccole nozioni le sto apprendendo giorno dopo giorno. Quanti anni hai, Claudio? Perché chi ci ascolta in radio pensa di parlare con una 25 anni. No, solo 23 anni. Hai già fatto tantissimo, bravo. Sì, una parte, però forse somiglio un po' al papà. Sì, non mi sento... Sì, non ci si ferma mai. No, ma l'autocritica è necessaria, no? Sì, per andare avanti e certo. Avere successo. Certo. Afro, sono le 15.01 sì, a Radio Taverde, questa nuova rubrica Vibo Valencia Podcast. Molto, a me piace questo tipo di diretta, questo tipo di contenuto molto reale, molto, molto ecco, impattante, poco impostato. In più, io c'ho una serie di domande che voglio fare tutte, mica qui sfuggite. Allora, dicevi che appunto classe 1999, io ti volevo chiedere che segno sei, 3 dicembre... Sagittario. Ma tu ci credi all'oroscopo? Allora, io ci credo in parte, credo che rispecchi molto la personalità, quindi Sagittario, ossia io sono una persona vulcanica, sempre piena di idee, creativa, quindi credo contribuisca. E quindi leggi l'oroscopo prima di uscire? No, così no, poi magari le affinità ogni tanto se capita, no? Allora, un vecchio, vecchio nel senso non tanto di età, poverino, è morto qualche giorno fa, è il fondatore di Miluna. Chi ha fondato Miluna come gioielli sia perle, che si chiamava Sergio Gelo, abbiamo fatto tanti viaggi. Allora mi parlava a volte dei figli, non mi scorderò mai, su una barca, eravamo in Grecia, credo. Dice, sai, i figli sono, il primo è tutto impostato perché deve crescere con quelle regole, il secondo figlio è più creativo, è quello creativo. E io onestamente rivedo in questa affermazione di questo signore, rivedo Claudia, proprio creativa al 100%. Sì, a volte lo mando proprio in confusione, arrivo nello studio, lui fa le cose, papà, ho pensato una cosa stanotte, dobbiamo fare questo, un evento. Mi dice, Claudia, calmati. No, tu, ma vado io, non ti disturbo. Ma tu ovviamente non lo fai, no? Cioè, non ti calmi? No, mai. Però io do carta bianca, questo mi fai, fallo tu. Esatto, fa posto. Raffaele, una domanda sempre personale, cosa? Tu sei una persona che si affeziona alle persone o alle cose? Che domande taglienti, sì, alle persone. Poi sai, su qualcosa di personale a volte ti ci affezioni. Per esempio io sono ci tengo molto ai miei attrezzi, al mulino che incassavo la pietra 30 anni fa, che mi è rimasta ancora, quindi ancora io ho il mio banco di lavoro dove non faccio più l'orfo, ma di tanto in tanto nell'emergenza, nella necessità, insomma, ho tutta l'attrezzatura, sì. E poi in più ho due libri che mi compro mio padre, che parlavano di gioielleria e di oreficeria, a cui ci sono affezionato e li conservo, sì. Però più alle persone, ecco, tengo più alle persone. Ovviamente, passatemi il termine, le persone che comunque ti trasmettono qualcosa, ti danno qualcosa, sì. E interagisci, insomma, ecco. Senza perdere molto tempo in energie, no? Insomma, con persone che con le quali non hai molta empatia, o comunque insomma non condividi nulla. Claudia, cosa ne pensi del lusso? O meglio, cos'è il lusso per te? O ancora meglio, il vero lusso? Questa che cos'è? Adatto, cioè, proprio strong. L'hai presa proprio a me. Hai 20 minuti di tempo. 20 minuti per riuscire a racchiudere questo. Adesso mi fate vergognare. Allora, il lusso per me è stare in una situazione totale di comfort, per me quello è il lusso, però il vero lusso cioè non è una cosa legata proprio ai beni materiali, giuro. Certo, lo sfizio a 23 anni penso sia normale toglierselo come una bella borsa, un bel
paio di scarpe, poi siamo donne. Un gioiello. Un gioiello. Vabbè, però un gioiello. Un gioiello è per sempre, però il vero lusso ad oggi ti dico che stare con le persone che amo, ossia la mia famiglia, il vero lusso è avere la salute, la serenità, poi tutto il resto viene. Capito quanto è grande? Veramente, io mi capita di passeggiare e dico siamo fortunati perché stiamo bene, apprezzo veramente le piccole cose, quindi per me il vero lusso è questo, fidati. Bello, brava Claudia, questo non avevamo dubbi. Raffaele, invece tu come reagisci alle critiche? Le critiche, se sono costruttive, sono delle... non smetto mai di imparare, come dicevo prima, mi piace ascoltare chi ne sa più di me, odio quelle persone presuntuose che vogliono per forza inculcarti il loro pensiero e pensano che quello sia giusto, senza magari ascoltare quello che hai da dire tu. Critiche, diciamo, io le prendo anche come una forma di miglioramento, se vogliamo. Non siamo perfetti, si cerca di arrivare alla perfezione, ecco. Ma poi è noiosa la perfezione. Poi la perfezione, ecco, ti scocci, ti annoi, quindi ecco, noi abbiamo sempre qualcosa, insomma, che cerchiamo di... quindi, niente, io poche volte sono stato criticato in maniera... Allora, ovviamente se viene criticato in maniera positiva ti fa piacere, se viene criticato in maniera negativa a volte cerco di capire quale può essere stato il problema, se è legato al lavoro, insomma, dove abbiamo sbagliato, perché alla fine si può anche sbagliare, non si fanno contenti tutti quanti. Cerchiamo di lasciare un buon ricordo a tutti, è sempre legato a quello che diceva mio padre, che non mi scorderò mai di nominare, ricordati che quando il cliente va via dal tuo negozio deve andare via con il sorriso. Bello. Cioè andare via senza sorriso, aver fatto la vendita, è meglio non fare la vendita, perché uscire con il sorriso significa che tu stai mandando in giro un angelo, non un diavolo, quindi l'angelo parlerà bene di te, mentre un diavolo parlerà male di te, quindi ecco, e sono come le nuove recensioni di oggi, insomma, se vogliamo legarci alla tecnologia. I vecchi saggi, no? Sì, anche perché per ogni persona che parla male ce ne vogliono 10 che parlano bene. Cioè sì. L'impatto che ha una persona che parla male è 10 volte superiore rispetto a uno che parla bene. Questo perché forse anche nell'indole umana carpire magari i difetti, le cose, le retroscene, dici ma fammi sapere, incuriosisce di più una persona che parla male. E non per niente i giornali, i telegiornali, 70-80% tragedie, cose che rendono più curiose. E qui c'è anche un altro importante ingrediente, insomma, se così si può dire, dell'imprenditore, che è il fatto della lungimiranza. Cioè ci sono imprenditori che ahimè sono poco lungimiranti, pensano al guadagniamo più che possiamo sempre, e questa cosa alla fine distrugge anche il mercato, soprattutto il loro mercato. Ci sono imprenditori invece più lungimiranti che, come tuo padre, dicevano l'importante è che si trovi bene, anche se non acquista oggi, l'importante è che si trovi bene, perché nel tempo, ecco, il lungimirante è colui che vede la sua azienda a 10 anni avanti, quindi cerca di dire dove arriveremo fra 10 anni. Guarda, noi, giusto per legarmi a questo discorso, il nostro competitor attuale è l'online, insomma, ecco, quindi dice perché io dovrei andare da Raffaele Padania a comprare, io sto a casa sul divano, quindi ecco, tutto quello che ci siamo detti, regalare una storia, dare un servizio, regalare un sorriso, offrire un caffè, internet non te lo dà, l'online non te lo dà, quindi a volte, sai, noi siamo anche, a parte che, come dicevo prima, a me viene naturale. Comunque noi abbiamo tanti clienti proprio perché so che la gente comunque vuole anche il rapporto umano, non è solo legato al fatto che mi arriva a casa il packaging, una bella confezione particolare, il fatto del biglietto di prima, sono tutte piccole cose, sembrano a volte banali, ma che comunque il cliente resta soddisfatto e ritorna col sorriso, anzi già deve entrare alla porta e già sta ridendo perché magari si ricorda la volta precedente di qualche aneddoto, qualcosa, e quindi... È anche un discorso pure consulenziale, nel senso che tu offri questa consulenza che non è proprio legata all'acquisto, nel tuo caso, ha un valore notevole rispetto all'online. Arrivo anche a consigliare, a volte c'è gente, non so se sapete, visto gli ultimi prezzi dell'oro che è schizzato, insomma, è roba varia, gente che vorrebbe vendere dei pezzi belli, anche di famiglia, dove io sconsiglio contro il mio interesse
a cambiare quel gioiello con uno attuale, ma non perché quello attuale non sia buono, ma perché quello ha tutta una storia dietro, ha una manifattura diversa anche rispetto a quelle di oggi. Quindi io a volte contro il mio interesse così signore che deve venderlo, se lo tenga, tanto è sempre il suo valore. Anche tra 2 anni, se lui decide di venderlo, come potrà sempre fare, farlo, certo. Insomma, non ci pensi un pochino, potrà darlo ai suoi figli, può essere una cosa ereditaria, insomma, un ricordo che tu lasci ai tuoi figli, insomma, non... Questa è un'altra caratteristica importante di quello che vendete, il fatto che dura nel tempo, dura davvero tanto. Quindi è come lasciare un segno in una storia. Tu regali una cosa per un battesimo, magari la persona la rispolvererà dopo 30 anni, dopo 35 anni. E ci sei anche tu lì dentro, nel senso che hai guidato tu quella cosa. Magari se, ad esempio, non lo so, un diamante bianco anziché di un altro colore o è un particolare oggetto, c'è anche la tua consulenza. Quindi questa è una cosa, secondo me, anche molto romantica, molto bella. Sì, è bello rivedere a volte. Noi nel corso degli anni cambiamo sempre gli astucci, il packaging. Ti capita la scatola di 30 anni fa che mi porti tu che eri piccolino e oggi sei venuto a chiedermi le fedi per sposarti e magari mi hai portato in quella scatolina un oggetto che vorresti riparare. Allora ho detto, a un certo punto pensi, non ne ho fatta di strada, no? E addirittura tante donne oggi grandi dicono, signor Padania, sa che lei mi ha fatto il buco all'orecchio? Ecco, noi facevamo anche questo servizio, non tanto fine a se stesso per 5 euro, 10 euro, 10 mila euro, quello che poteva essere il buco all'orecchio, ma era quello proprio per regalare un qualcosa, dare un qualcosa che comunque il buco all'orecchio è quello che te lo porti per sempre, cioè, anche perché la mamma o la nonna sta lì a ricordare, sai che quel signore ti ha fatto il buco all'orecchio, quindi anche da qui nasce sempre quella, capito? Quella familiarità anche ecco, col negoziante, perché ti ripeto, io non so se è giusto o sbagliato, ma io sono così, non ce la faccio a essere diversamente distaccato, prego, e io penso che non siamo dei salumieri, ecco. Il salumiere ci mi dà un metro di cotto, vuole altro, per fine a se stesso, freddo lì, ti dà e finisce là. A me piace un attimino approfondire per cosa stai facendo il regalo, se riesco a darti il consiglio migliore, per farti fare bella figura tu, prima e dopo anche noi, anche perché insomma, nel momento in cui tu fa figura anche noi, insomma, esatto, avremo le nostre soddisfazioni. E insomma, qui c'è anche una caratteristica personale, secondo me, nel senso che cioè, da come ti presenti e dalla tua genuinità e dalla tua voglia di migliorare, secondo me, anche se tu avessi fatto un altro lavoro, ma non so, il salumiere l'hai detto tu, però in generale un altro sì, lavoro. Sì, penso non sarebbe cambiato nulla. Avresti sempre fatto poco, con quell'ingrediente. Perché ci vuole sempre del tuo, esatto. Sì, io dico sempre, per questo dicevo prima, qualsiasi lavoro tu faccia, lo devi fare con amore. Anche il tuo lavoro non è facile, ma se lo fai con amore diviene, esatto, più facile, e trovi le frasi giuste, trovi il format giusto. E riesci a coinvolgere anche le persone, sì, no? Certo, perché come comunque no, si trasmette questa passione, questo amore che hai verso appunto il tuo lavoro. È fondamentale l'empatia. Certo, quello è importantissimo. Perché anche nel momento in cui viene qualcuno e deve fare un regalo, percepisci quanto ci tiene a fare quel regalo e tu fai di tutto per trovare qualcosa che faccia al caso suo, quindi lo senti anche un po' tuo. Infatti io volevo chiedervi se vi sentite più gioiellieri o più psicologi quando una persona entra nella vostra gioielleria. Senti Claudio, per te cosa vuol dire essere eleganti e invece che cosa significa avere stile? Allora, essere eleganti penso dipenda molto anche dal dettaglio, ad esempio l'eleganza la può determinare, in questo caso parliamo di gioielli, un orecchino, una collana, ma anche l'outfit, quindi in base all'outfit tu fai la differenza. Al giorno d'oggi non è facile essere, cioè molte persone pensano di essere eleganti, invece poi cadono nella volgarità, che è una cosa che a me personalmente non piace, però non ho mai avuto pregiudizi, ecco, ognuno è libero di sentirsi a proprio agio, però l'eleganza appunto è proprio indossare magari qualcosa che faccia la differenza e ci vuole anche un certo charme. E poi avere stile
E saper abbinare anche quelle quattro cosette nel giusto modo, penso che lì rispecchi la tua personalità, ecco. Quindi è importante avere un carattere, uno stile, sì, e l'eleganza, sì, tutto questo, sì, magari. Sì, ovvio. Può essere elegante anche nel modo di porsi, quello di parlare, anche. Assolutamente. Perché non, l'abito non fa il monaco, dicono che sì, lo faccia. Quindi nel momento che tu ti poni con una certa delicatezza, una certa cosa, già da lì capisci, ecco nel mio caso della psicologia, la signora elegante che è di fronte, insomma, perché non stai lì a vedere com'è vestita, poi sai, se ha il dettaglio che un attimino ti salta all'occhio, però io apprezzo più l'eleganza nel porsi, nei gesti, di come ti parla, ecco, la dolcezza che ha, insomma, tutto quanto. Anche perché dopo passati tanti anni, immaginiamo, non lo so, passano 10-15 anni da un singolo incontro che abbiamo fatto, noi non ci ricorderemo le parole che quella persona ci ha detto, certo, non ci ricorderemo come è vestita, ma ci ricorderemo come ci ha fatto sentire. Esatto. Quindi è lì, questo è molto, sì, è molto bella, sì, questa, vero, cosa. È vero. È arrivato un commento nel frattempo, Marilena. Sì, Marilena Marchese. Non lo conosciamo. E vabbè, fare un programma interessante. Complimenti ai signori Patania. Grazie a tutti. Che bello. Io ho una domanda, ci descrivete una tipica giornata lavorativa, nel senso proprio la routine? Allora, la tipica giornata lavorativa è, sai quando c'è il negozio pieno di gente? Allora tu sei nel, beh, io sono nel mio, io mi esalto proprio perché cerco di finire a raccontare tutti e mi reputo una specie di cuoco che mette le mani in ogni pentola, insomma, cerco, anche perché a un certo punto dice Raffaele, signor Pedonia, vieni tu, fammi il prezzo, dammi un consiglio, che ne dici di questo? Io puntualmente devo dire che misuro ad una delle mie ragazze tutto quello che vendo, perché parto sempre dal presupposto che l'indossato è diverso, sì, da come... Ecco, prende vita, lo vedi addosso. Quindi non solo gli abiti, diciamo. No, lo vedi sulla pelle, quindi da lì spesso e volentieri, anche perché il cliente si immedesima subito, guarda come sta, e allora un attimino si può dire che se l'oggetto è bello, la vendita l'ha già fatta. Quindi la nostra giornata lavorativa parte, ecco... E che ora ti svegli? Allora io, ecco, come dicevo prima, cerco di fare anche il papà, mi sveglio alle 7:50, e alle 8 già accompagno il primo figlio a scuola, alle 8:30 accompagno l'altra figlia, alle 9:15 sono in negozio. Si parte con il caffè, perché abbiamo la macchinetta in negozio, quindi con un caffè giusto per... E dopodiché si inizia, insomma, ad accendere il computer, arriva il corriere, poi a un certo punto arriva la gente che... a un certo orario comincia, a seconda del periodo, un attimino cerchiamo di far vedere quello che ci chiede, poi ecco, più gente viene io più mi trovo, ecco, non sono neanche vado in confusione, quindi è una bella sensazione. Poi quando finisci la giornata e dici beh, ho lasciato tutti contenti, perché tu devi sapere che la sera, nonostante dopo 32 anni di attività, 33, io faccio la conta delle pecorelle. E allora faccio, oggi chi è venuto in negozio? È venuto Afro, è venuto Mirella, è venuto Claudia, è venuta l'altra signora, mi hanno chiesto, ma sono andati via tutti contenti, sì. Quando l'altro giorno mi sono ricordato di un cliente, allora questa è una cosa, abbiamo avuto un orologio, c'era un sacco di gente, abbiamo incartato questo orologio, l'ha incartato la ragazza, io con una coda dell'occhio, ma velocissima, avevo visto che questo orologio non stava funzionando, era uno Swatch. Lo vedo il giorno dopo arrivare in negozio, al che, ecco, quella per me è stata una brutta cosa, perché onestamente io cerco sempre di controllare tutto, e mi chiedo, ma si è tornato per l'orologio perché non funziona? Dice, no, veramente ero venuto se mi mettevi le iniziali sotto. Ti ho pensato stanotte, forse per questo. E ho visto che ci troviamo, ti metto la batteria perché credo è meglio metterla nuova, come gli ho fatto capire che lui, sì, non se l'era neanche accorto. E quindi ecco, viviamo di questo interagire con i clienti, che a un certo punto fai, ma è già l'una, o sono già le 8, cioè da noi non ci si scoccia mai. Io dico sempre, noi abbiamo da fare anche se non viene nessuno, cioè, nel senso che abbiamo tante cose da fare, vetrine da rifare, da allestire, da rendere più bello, più accattivante il prodotto che metti in vetrina, magari prendi il marchio nuovo e non vedi l'ora di riesporlo, e tutte queste cose legate, ecco, il nostro lavoro è pieno di sfaccettature, ci sono tante cose,
a parte poi avere il colloquio con l'azienda, con il rappresentante, la gente che ti viene a trovare, la gente intesa come rappresentante che ti viene a trovare e ti parla di un nuovo prodotto. Diciamo che è un bel lavoro, insomma, ecco, a me piace, ecco, se no non lo farei. Ma però sei lavoro dietro anche in studio, comunque, di carico, scarico merce. Sì, vabbè, questo sì. Tutto il lavoro logistico, tantissimo, quindi veramente c'è un grande lavoro dietro. Un'altra cosa che ho notato spesso è il fatto che comunque rifate, cercate sempre di innovare anche il locale, in modo molto frequente. Sì, sì, sì. Io personalmente negli ultimi 10 anni l'ho rinnovato 3 volte, anche perché penso che la location dove lavori in primis deve essere una cosa che piace a te, perché ci vai a lavorare con un altro entusiasmo. E poi la gente ormai vuole la location bella, merce esposta, che possa girare in maniera tranquilla, spensierata, senza quasi essere disturbata. Infatti, ecco, noi dopo il primo saluto c'è una ragazza che segue il cliente passo passo, nel caso avesse bisogno, non ci va di essere pesanti. Sì, non ci va di essere pesanti. Quindi una volta fatto il giro, la signora ha individuato quello che potrebbe essere l'articolo di suo interesse, cerchiamo di accompagnarla nella scelta, nell'acquisto, insomma, finale. Questa è un'altra caratteristica importante. Come vedete, da questo tipo di domande emergono un po' le caratteristiche degli imprenditori. Questa è un'altra bella caratteristica, il fatto che alcuni imprenditori hanno quell'atteggiamento di se non è necessario non lo faccio, se non sono in difficoltà non faccio operazioni. Da me tutte le luci sono accese. Esatto. Capisci a me quello che voglio dire? Sì, sì, esatto. Tutte. Ed è una cosa molto bella. Lei può arrivare anche... Ed è una cosa molto bella e giusta. Infatti perché questo io l'ho studiato in visual merchandiser, e le prime cose che mi hanno insegnato sono le luci, che sono molto importanti, no, anche il colore, perché il cliente non deve sentirsi lo sguardo affaticato e aggredito dalla luce, bensì deve essere una luce molto soft, tenue, ma allo stesso tempo luminosa, quindi che mette anche in risalto possibilmente il prodotto all'interno della vetrina e l'esposizione, come prima dicevamo. Quindi le nostre vetrine sono tutte funzionali in modo tale da anche ottimizzare la vendita, perché il cliente capita che arriva in negozio, vede un'ottima esposizione, quindi non troppo carica di merce in vetrina, e sceglie magari subito il prodotto senza il nostro aiuto. Quindi questa, sì, è anche una strategia di marketing. È un'abilità molto, molto fine questa qua, il fatto di dare abbondanza senza confondere, perché l'abbondanza confonde. È vero. Quindi questa è una cosa molto, come niente. Bravo, molto, molto importante. È arrivato un altro commento di Walter Pugliese. Allora, il primo dice: buon pomeriggio ragazzi, un caro saluto ad Afro e al signor Patania. Ma perché Raffaele è nato per questo lavoro? La simpatia e la professionalità valgono più dei gioielli, ed è quanto dire. Grazie. No, è la verità, che bello, vero? Conoscere veramente, magari uno passa davanti alla gioielleria e tutto questo ovviamente non lo può sapere. E invece oggi ci avete dato la possibilità di conoscervi, a noi e a tutti quelli che davvero stanno scegliendo. È un grande valore quello che condividete, sì. Per questo abbiamo pensato a questo format. Claudia, sì. Giovane e bella, donna in carriera e molto intelligente. Gli uomini ti temono? Abbiamo un'altra domanda. Che è il suo papà quello? No, no, è mio fratello. Sono suo fratello più grande. Ma in effetti potrebbe sembrare. Guarda, non lo so se mi temono. Forse questo mi essere forse troppo indipendente e ferma sulle mie decisioni e sulla mia posizione. Quindi un carattere deciso forse spaventa, però non ti so dire se mi temono, perché non ho avuto modo di scoprire questa cosa. Se la scopro magari ce la dirà la prossima volta. Però secondo me i caratteri forti un po' spaventano, sì. Ma il tuo uomo ideale deve assomigliare al tuo papi? Ovvio. Ma non lo troverò mai. Bene, bene. E invece no, noi stiamo andando veloce, perché praticamente il tempo è praticamente volato, contentissimi. Io sono super, super contenta, anche perché anche noi siamo contenti, orgogliosi anche di essere stati vostri ospiti, perché Radio Onda Verde, dovete sapere che è stata, proprio da qui sono partito io,
con Piero, all'epoca c'era Marco Renzi che lavorava. Che salutiamo, no? Che salutiamo. Il presidente Piero Muscheri. Anche Marco Renzi salutiamo. E anche Marco Renzi, assolutamente. Certo, salutiamo. E da qui nacque quello, ecco, che vi diceva il nostro slogan, che regalati un'emozione. Quindi io ogni volta che vado a vedere la Onda Verde, anche passandoci di qui, è sempre un... Così c'è un tonfo al cuore, come suol dire. Bello, ci fa piacere. Beh, quindi siamo orgogliosi di anche noi, e siamo orgogliosi di essere stati invitati in questo format e tutte le belle parole. Nuovissimo, che avete, proprio che avete detto di noi. Vi auguriamo infatti in bocca al lupo, perché siete veramente in gamba. Grazie. Wow, siete la classica coppia che spacca. Speriamo. Io un'ultima velocissima domanda, dobbiamo davvero salutare. Claudia, se potessi ascoltare solo una canzone per il resto della tua vita, quale sceglieresti? Siamo a Radio Onda Verde, quindi c'è una dire dei trapper, per favore. No, Coldplay. Dice quello che vuole. Coldplay. Bravo, bravo. Coldplay. No, io però te perché ti annoieresti, sì. Poi ascoltare. No, Coldplay. Sarei voluta andare in particolare? Sì, The Shanties. Sì, molto bello il significato, è una delle canzoni che mi rispecchia, sì. Bello. Il regista ce l'ha, no, però le doti del regista. Certo che ce l'ha. La vedi là. C'è un saluto di Marco che è appena arrivato. Grazie Marco, salutiamo anche noi tanto te. Una domanda volevo fare io, questa è secondo me carina. Se ti obbligassero ad aprire una seconda attività che non c'entra nulla con il mondo dei gioielli, che attività avresti e perché? Guarda, prima abbiamo nominato il fatto della ristrutturazione dei negozi. Io me l'ho fatto, ecco, nell'arco della mia vita almeno 5-6 volte, e avendo ormai acquisito l'esperienza di quello che serve, del mobile dove che deve andare, la tipologia di luce, mi piacerebbe fare proprio l'architetto di interni per gioiellerie. Bello. Ecco, se io dovessi fare un altro lavoro farei questo. Secondo me lo potresti fare anche senza laurea. Sì, già lo faccio, nel mio l'ho fatto, ma... Abbiamo finito il tempo, mamma, è volato, e prima però un rituale, insomma. Allora, ogni ospite abbiamo pensato ci debba lasciare un suo motto, un aforisma, una frase che lo caratterizza, in modo che poi li uniamo tutti quanti alla fine del percorso velocemente, se non ci sfuma. Quindi un vostro motto, qual è? Allora, più che motto, io ho una frase tatuata, sì, che è ad maiora semper. Okay. E il mio prossimo tatuaggio, che è il mio nuovo motto, è veni, vidi, vici. Sei arrivato, hai conquistato, hai vinto. Okay, quindi ci può stare, ci piace. Bello, è non sentirsi mai arrivato. Ok. Bellissimo, davvero. Niente, abbiamo solo un minuto, no, sì, proprio ci sta chiudendo. Vogliamo solo dire che la replica di questa rubrica ci sarà domani mattina, giovedì 17 alle ore 6. Se vogliono possono seguirci con delle pillole estratte da questi podcast su TikTok, su Facebook e su Instagram, Vibo Valencia Podcast. Io saluto Antonio Scuticchio. Grazie. Perché oggi mi sei mancato, soprattutto il nostro grande regista che ci sopporta, soprattutto a me, Guerini. E niente, vi diamo appuntamento a martedì prossimo con altri ospiti. Un altro ospite, e vi dico solo il Ray Kroc di Vibo Valencia. Eccola. E niente, vi salutiamo, grazie. Vi ringraziamo tantissimo. Grazie. Ciao Claudia, grazie. Ciao Raffaele. Ciao a tutti, grazie. Ciao a tutti. Buona la prima. Abbiamo portato a casa. No, bello, Ecco, era un po'. Stamattina mi diceva, papà, queste sono le domande che ti faranno. Adesso facciamo. Apro. Spegni la diretta. Sì, l'ho già spenta. Ok. Facciamo fotine, ovviamente, sì, per alimentare. Dicevo, papà, queste sono le domande che ti faranno. No, io improvviso. Ma poi mettiamo a postaggio, mi pare. Sì, no, faccio al 27. Una mezza esperienza con Marco Renzi già ce l'ho, quindi. Sì, ma poi Marco nasce pure da qui. Sì. Lo so.